Ben ritrovati gentili telespettatori, buon inizio settimana a tutti, grazie come sempre per aver scelto la nostra emittente televisiva, tante anche oggi le notizie che andremo ad approfondire, ad analizzare nel corso del notiziario, in particolare un incendio che è divampato, nulla da fare per una anziana che è morta bruciata proprio dalle fiamme a causa di un'intossicazione, un salvataggio incredibile. Ieri nel comune di Monterale Valcellina, durante una gara podistica, provvidenziale l'intervento, tra altre cose, di un vigile del fuoco fuori servizio. Paura invece per un'altra scossa di terremoto, epicentro maiano, tanta paura, per fortuna niente danni. Un improvviso crollo del tetto di una palestra, ancora va nel bosco per un lavoro e si ribalta con l'escavatore. Un camion a fuoco questa mattina ad Assano Decimo, un arresto in città a Pordenone per stalking, viaggia senza treno in biglietto, sul treno senza biglietto e poi reagisce in maniera violenta nei confronti degli agenti della polizia. Faremo anche un bilancio della polvere, ancora i controlli da parte dei carabinieri, soprattutto nei confronti delle persone che tendono ad alzare un po' il gomito. Il festival del folklore che torna tra Aviano e Piancavallo, il grande tennis, quindi il sport che torna invece in quella di Cordenon con tante novità. Novità che riguardano anche i nostri ospiti con la parte politica e istituzionale, parleremo pure di sicurezza. Allora la domanda, carabiniere morto, un insegnante su Facebook, uno in meno, non sentiremo sicuramente la sua mancanza, va licenziata? È stato quasi un voto bulgaro, sì il 97% di voi, no invece il restante 3%. E fa discutere, ma parleremo poi anche dell'evoluzione della vicenda di questi due americani che cercavano la droga, la cocaina a Roma, poi si sono visti insomma recapitare dell'aspirina. E alla fine hanno accoltellato uno dei militari dell'arma che erano appunto intervenuti. Ma parleremo anche perché sono dei risvolti molto interessanti della vicenda. Il fatto invece che vi pongo l'attenzione oggi arriva direttamente da Monza. Allora, aggredisce gli agenti, il giudice richiedente asilo, pertanto liberatelo. Questo appunto è la scusante, se si può definire tale, perché insomma richiedente asilo, quindi solo per il fatto che insomma è appena ricevuto, deve ancora ricevere appunto lo status di profugo, non può essere incarcerato. A Monza i giudici, pur avendo condannato un 29enne nigeriano per direttissima a un anno di reclusione, hanno sospeso la pena e concesso tutte le attenuanti del caso, generiche, perché lo straniero è un richiedente asilo. Qualche tempo fa l'immigrato, di fatto, aveva aggredito tre donne nordafricane, altri cinque nigeriani e poi per finire si era scagliato con violenza contro gli agenti di polizia. Non solo, durante i controlli era stato anche trovato in possesso di sostanze stupefacenti di tipo marijuana. Secondo i giudici, l'immigrato ha diritto alle attenuanti generiche, grazie anche alle precarie condizioni di vita in quanto in attesa del riconoscimento dell'asilo politico. Quindi, insomma, è un povero disperato, vive in condizioni precarie in quanto in attesa del riconoscimento dell'asilo politico, ha aggredito donne con nazionali, si è scagliato contro la polizia, ma il giudice dice richiedente asilo, quindi liberatelo. Allora, cosa ne pensate? Siete d'accordo? Ce lo fate sapere se lo ritenete opportuno? SMS e WhatsApp, la nostra email, la diretta streaming, Facebook ed Instagram, i nostri canali social, tante cose Facebook abbiamo raggiunto quota 10.000 insomma le persone che hanno messo mi piace alla pagina TPN emittente televisiva, tante altre ancora che la seguono, che commentano, tra altre cose sondaggi stanno prendendo sempre più piede, 1.200 le persone che hanno risposto nei giorni precedenti, tante notizie insomma che commentate, insomma ci fate sicuramente piacere, vuol dire che apprezzate il nostro lavoro. Comunque Facebook ed Instagram per commentare le notizie, condividerle per essere sempre aggiornati su quanto accade a Nord-Est e per dire la vostra in merito alle domande, sondaggi che vi proponiamo. Apriamo allora il telegiornale, incendio divampa in un'abitazione, tragedia nel Bellunese, muore una donna anziana. Il primo servizio.
Tragedia domenicale nel Bellunese. Poco dopo le ore 11, i vigili del fuoco sono intervenuti in piazza De Cassan nel comune di Comelico Superiore per l'incendio divampato al piano terra di una palazzina. Il bilancio è dei peggiori, deceduta un'anziana. All'arrivo delle squadre dei pompieri, le fiamme uscivano dalle finestre con il rischio di coinvolgimento dei piani superiori di cui sono stati interessati i serramenti. L'intervento in forze dei vigili del fuoco accorsi con 8 mezzi e 21 operatori tra permanenti e volontari provenienti da Santo Stefano, Pieve, Belluno, Auronzo e Dosoledo sono riusciti a circoscrivere e spegnere il rogo evitando il coinvolgimento dell'intera struttura. Quando gli operatori sono riusciti a entrare all'interno dell'appartamento hanno rinvenuto la donna, un 81enne, poi dichiarata morta dal medico del SUEM 118 per probabile asfissia. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei tecnici dei pompieri. Danni da fumo all'intera facciata della palazzina. L'alloggio interessato dall'incendio andato completamente distrutto è stato posto sotto sequestro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa 3 ore. Paura ieri mattina in Valle della Roia, in comune di Montereale Valcellina, per una podista che dopo aver terminato una gara di corsa in montagna sulla distanza dei 6 km e 400 metri si è accasciata. La donna è Stefania Pilosio, 52 anni, tesserata con il GP Livenza Sacile. Insieme al marito aveva imboccato la strada verso gli spogliatoi. All'improvviso però ha perso i sensi ed è caduta a terra, era incosciente, non parlava, il suo corpo si era completamente irrigidito. Un vigile del fuoco del comando provinciale di Pordenone in servizio al distaccamento di Maniago si trovava lì per caso ad assistere alla manifestazione. Ha notato un campanello di persone in un punto del parcheggio dove si trovavano appunto gli spogliatoi. In quel contesto il medico che era stato chiamato dagli organizzatori della gara a vigilare sulla manifestazione era intervenuto tempestivamente a prestare i primi soccorsi riscontrando nella 52enne l'assenza di polso, quindi l'assenza di battito cardiaco. Prontamente è stata richiesta l'attivazione dell'ambulanza disponibile nell'area della manifestazione con un defibrillatore, mentre il medico e il pompiere avevano cominciato le manovre di supporto delle funzioni vitali. Le attività di rianimazione cardiopolmonare svolte hanno permesso a Stefania Pilosio di riprendere battito e soprattutto di riprendere coscienza. Caricata in ambulanza è stata successivamente trasportata all'ospedale di Pordenone, per fortuna è fuori pericolo di vita. Paura ieri sera nel Friuli Collinare per una scossa sismica 3.3 con epicentro Maiano. Nessuno danno e tantomeno non si registrano persone ferite. Due scosse di terremoto si sono registrate pochi minuti l'una dall'altra ieri sera in provincia di Udine. La prima alle 20.33 con epicentro Mozzo Udinese, magnitudo 2.0, alle 20.33 per la precisione. Subito dopo, alle 21.20, un'altra scossa è stata avvertita con epicentro Maiano 3.3 in tutto il Friuli Collinare. Decine i messaggi che in pochi secondi hanno invaso i social network da parte delle persone che hanno avvertito distintamente la scossa. Per fortuna non si sono registrati danni agli edifici, ma tanta paura tra le persone. Improvviso cedimento strutturale e collassa il tetto di una piscina in largo Molo Fratelli Bandiera 1 lungo le rive a Trieste. In pochi istanti sul posto sono giunte diverse pattuglie della polizia locale, della questura, 3 squadre dei vigili del fuoco e allertate le ambulanze sia dell'ospedale Maggiore sia del Catinara, oltre alle libase di Campoformido per l'invio dell'elicottero del 118. Per fortuna nessuna persona è rimasta ferita, mentre i 4 operai impegnati sono fuggiti giusto in tempo, pochi istanti prima del crollo del tetto. La piscina era chiusa da ieri per lavori, danni ingenti, ovviamente dovrà risponderne poi qualcuno. In corso le operazioni di messa in sicurezza e l'avvio delle prime indagini per risalire al fattore che ha innescato il crollo. Va nel bosco per un lavoro e si ribalta con l'escavatore, successo ieri mattina a Poggiobello di Manzano. Il servizio. Un
Un uomo di 75 anni è rimasto gravemente ferito nella mattinata di ieri mentre stava lavorando con un piccolo escavatore a Poggiobello di Manzano. Per cause in corso di accertamento, il mezzo meccanico si è ribaltato all'improvviso su un fianco. Il 75enne è rimasto incastrato all'interno della cabina di guida. Sul luogo del sinistro, una squadra dei vigili del fuoco di Cividale che ha estratto l'uomo e un'ambulanza giunta da Udine assieme all'ed di soccorso che è atterrato nella Ecco Piazzola di Oleis. Una volta portato a valle è stato trasportato in elicottero a Udine in prognosi riservata. Alle 6.30 di oggi, incendio camion frigo ad Azzano Decimo. La sala operativa dei vigili del fuoco di Pordenone aveva ricevuto proprio alle 6.30 numerose segnalazioni per l'incendio di un camion frigorifero trasportante prodotti alimentari ad Azzano Decimo. In viale Primo Maggio, di fronte al parcheggio della Coop, subito venivano inviate le squadre dalla sede centrale di Pordenone e dal distaccamento di San Vito al Tagliamento, che avevano ragione delle fiamme. La situazione ha determinato numerosi problemi di viabilità a causa del fumo e dei mezzi che occupavano l'intera carreggiata. Sul posto, per i rilievi e gli accertamenti, personale dei carabinieri, quindi militari dell'arma della stazione di Cordenons. Arrestato ieri notte a Pordenone un 68enne residente in città, l'uomo gravato da alcuni precedenti penali, è stato segnalato da una vicina di casa che dopo ripetuti maltrattamenti e atti di stalking ha chiamato direttamente i carabinieri. All'arrivo dei militari della compagnia di Pordenone, l'anziano si è dimostrato aggressivo nei loro confronti e per questo è stato bloccato e successivamente arrestato. Una volta in caserma è stato necessario chiedere l'ausilio del personale del 118 che ha provveduto a sedare più volte l'uomo dal momento che non accennava a calmarsi. Stamattina si è svolta l'udienza per direttissima della convalida dell'arresto. Il 68enne è stato raggiunto dalla misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. I carabinieri continueranno a tenere monitorata la situazione sul fronte molestie e minacce. Si ritiene che le cause siano comunque riconducibili a alterchi e dispute tra vicini di casa. Viaggia in treno senza biglietto e una volta scoperto va in escandescenza. 23enne arrestato dalla Polizia di Stato di Pordenone. Poi andiamo con Raffaele Padrone. Era stato pizzicato in treno senza biglietto lungo la linea Udine-Venezia, rifiutandosi di fornire le proprie generalità. La Polizia di Stato di Pordenone, ieri mattina attorno alle 7.30, ha tratto in arresto un 23enne italiano residente a Chirignago, nel Veneziano, per i reati di violenza, minaccia, resistenza, lesioni, oltraggio a pubblico ufficiale, nonché per rifiuto di indicazione sulla propria identità personale e falsa dichiarazione sull'identità a pubblico ufficiale. Gli agenti del commissariato pordenonese sono intervenuti in ausilio al personale della ferrovia dopo la richiesta di aiuto da parte del capotreno. Il giovane, in evidente stato di agitazione, aveva reagito con violenza nei confronti del personale, secondo quanto riferisce la questura, ma anche degli stessi operatori della volante, tanto da rendere necessario per la sua immobilizzazione l'utilizzo dello spray. Nel corso dell'intervento un poliziotto ha riportato una lieve contusione al polso sinistro. Il 23enne, gravato da numerosi precedenti di polizia, è stato quindi tratto in arresto. Al termine delle incombenze di rito su disposizione del pubblico ministero di turno, l'arrestato è stato condotto presso la locale casa circondariale a disposizione dell'autorità giudiziaria. Questa è l'attualità, facciamo però un passo indietro, andiamo nei giorni scorsi quando c'è stato l'omicidio di un carabiniere in servizio in abiti civili, in abiti borghesi. Era stato chiamato in una delle piazze più movimentate di Roma, della capitale, insomma, dove regna la movida, per dei giovani che stavano chiedendo insistentemente della sostanza stupefacente di tipo cocaina. Poi erano stati fregati, questa insomma la motivazione, erano andati in escandescenza, avevano cominciato a minacciare i cosiddetti pusher. Arrivo insomma dei militari dell'arma, partono le coltellate da parte di questi due giovani, uno di 18, l'altro di 19 anni, entrambi degli Stati Uniti, quindi americani. Un colpo o più colpi raggiungono il cuore di un vice brigadiere. Tra altre cose, mi sembra che oggi siano stati anche celebrati i funerali in Campania, zona insomma d'origine proprio del militare. Poi
apriti cielo, io non voglio entrare nel merito, caro dottor Raffaele Padrone, di quanto è emerso su Facebook della professoressa che si è lasciata insomma scappare con gli insulti, ecco, ne parleremo magari anche di quello, uno in meno, tra altre cose con una faccia da tonto, non ne sentiremo la mancanza. Quello che fa più specie poi è che nei giorni scorsi, ieri tra altre cose, qualcuno ha pubblicato, ha diffuso sui social network la foto del presunto assassino del carabiniere con una benda. Chino con una benda su una sedia a manettato. Allora, c'è stato un po' di scalpore, qualcuno ha urlato allo scandalo, sono emerse poi delle foto di assassini, di colpevoli di altri paesi. Quando uccidono una persona, cosa fanno di loro effettivamente le forze di polizia che indagano, che lo arrestano? Effettivamente il confronto non tiene, perché insomma l'Italia è a uno, gli altri sono a 10, no? Come severità poi di pene e di reazioni. Io vorrei proprio affrontare con lei, dottor Padrone, la situazione generale. Ecco, il caso di un collega suo, in questo caso un vice brigadiere dell'arma, che appena sposato perde la vita in un intervento e poi si scatena il putiferio. Facciamo un po' di chiarezza su questa situazione. Ben ritrovati. Purtroppo è successo il fattaccio che prima o poi insomma mancava nelle nostre notizie, anche se i colleghi vengono ricordati solamente in queste occasioni, e in queste occasioni si stringono le mani ai colleghi che sono sulla strada. In queste occasioni l'abbiamo visto oggi alle 12 ai funerali, si incontrano dirigenti, si incontrano alti generali, si incontrano direttori, si incontrano personalità dello Stato, politici che vanno a stringere le mani non si sa perché ai familiari, e poi penso da domani o da mercoledì si siano già dimenticati la faccia sia dei familiari che dei colleghi che sono sulla strada H24. Ed è questo uno dei principali motivi per cui sono veramente indignato, perché poi ci si ricorda di loro solamente in questi momenti, non dico in questi giorni, ma in questi momenti. E al di là dell'episodio che ormai conoscete, un maresciallo è stato ammazzato con 11 coltellate. Provate a pensare quanto tempo trascorre per dare 11 martellate. Se le contate non sono 11 secondi, sono molto di più. Quindi, cioè, voglio dire, 11 accoltellamento, 11 accoltellate, 11 colpi difendente, perché pare che poi è un punteruolo, insomma. Ma comunque 11 accoltellate, tempo ne passa. Quindi voglio dire, la volontà è totale di ammazzare. Oggi invece cosa succede? Succede l'inverso. Oggi succede che per una fotografia, per un trattamento può anche andare al di là delle nostre attività giuridiche, ma che non ha visto nessuna tortura, perché è questo che, attenzione, che credo che si voglia arrivare. Ok, hanno bendato una persona. Guardate tutte le altre polizie. Perché possono averla bendata? L'hanno bendata, allora, possono averla bendata perché per tanti motivi. Perché si benda una persona? Allora, nella fattispecie, lì il collega si trovava in una stanza dove doveva passare anche un testimone, quindi è stato bendato per quella motivazione, ma soprattutto per non dare la possibilità al fermato di andare in escandescenza quando il soggetto è particolarmente nervoso o sotto l'effetto di cocaina, perché se uno uccide una persona con 11 accoltellate vuol dire che la persona non è neanche in sé. Allora sarebbe servita una bella pistola con un bel calmante, ma noi non ce l'abbiamo, noi non abbiamo neanche i taser, perché sono stati spesi 3 milioni e mezzo di euro per comprare i gradi, ma non sono stati spesi 3 milioni e mezzo per comprare i taser, che è tanto decantati, che è tanto sperimentati, che ancora non abbiamo nelle nostre fondine. Ma non è stato torturato. Allora, se vogliamo far passare questa fotografia, che mi sa tanto da complotto, perché fotografare, mandare, dice sì, ma è stato un carabiniere che l'ha fatto.
Sì, ma bisogna vedere cosa c'è dietro a questa fotografia. Cioè, veramente, non siamo lì per giudicare. Io ho letto tante di quelle stupidate in... Però sono stati presi già dei provvedimenti nei confronti di chi ha divulgato quella foto. Allora, quindi se vogliamo il fare... collega suo certo, non passerà sicuramente dei ma giorni... Ma sicuramente, ma c'è tanto di complotto dietro questa storia. Ma c'è tanto anche di stupidità in quello che viene detto, non abbiamo la conoscenza, c'è questo pusher, c'è lo spacciatore che grida carabinieri, carabinieri, poi scappa, poi lascia lì il borsello, viene rintracciato, gli stessi americani vanno dai carabinieri a denunciare il fatto che stavano spacciando la droga e hanno trovato il borsello di quello che gli stava vendendo la droga. Cioè ci sono... delle cose che non mi convincono neanche sulla tipologia e le modalità di intervento. Eccola qua, allora, guardi, io ringrazio Maurizio dalla regia subito che mi ha ascoltato. Allora, questa è la in basso, l'ultima, è la foto del ragazzo bendato, sì. Testacchina. Sì. Guardi e guardate, io sì. Chiedo agli altri telespettatori degli altri paesi cosa sì. Succede. Sì. Negli altri paesi. Sì, ma... Ecco, la differenza sa quale sta? In Italia si indignano perché differenza... hanno vendato un assassino. Allora, guardate i telespettatori stanno guardando poco o meno cosa succede. I telespettatori stanno guardando la foto, giusto? Certo. Bene, guardate la differenza. Non ha un graffio, guardate la differenza tra gli altri prima della bendatura. In America è già tanto che l'hanno bendato, perché se l'hanno bendato vuol dire che era un soggetto pericoloso. E in America... ti lasciano sulla strada. In America, quando ammazzi un poliziotto, c'è la pena di morte. Questo signorino se che non è venuto... ti ammazzano prima. Che, se non ti ammazzano prima. Ma questo... poi c'è la sedia di la sedia elettrica. No, c'è una sedia, mi sfugge il nome, di conversione, una sedia che, particolare che usano negli Stati Uniti, che ti legano, ma veramente... cioè, siamo al limite della tortura. Allora, in Italia tutto questo non è concesso. In America, proprio dal paese dove viene questo signorino, c'è la pena di morte, l'ha detto lo stesso Presidente della Repubblica, degli Stati Uniti, e c'è la pena di morte proprio per chi ammazza un appartenente alle forze dell'ordine. È questo che non riesco a capire, perché ci sia tutto questo... cioè, secondo me, dietro a questa fotografia c'è un complotto che noi non conosciamo, non è dato sapere. Perché è impossibile adesso far passare questa situazione, i due carabinieri, farli o il carabiniere, o chi l'ha bendato, farli passare per dei criminali. Si sta dimenticando la morte del collega, si sta dimenticando quello che ha detto quella disgraziata... perché tale è la professoressa di Novara, alla professoressa di Novara, per quello che ha detto, e abbiamo messo in croce, io ho fatto subito un nesso, no? Hanno i giornalisti, hanno messo in croce la nostra paesana professoressa Ciriani, perché nella sua vita privata faceva e fa quello che vuole, senza portare in classe nulla. Questa è un'educatrice che... educa i nostri figli, i nostri nipoti, a dire e a fare e a esprimersi in quella maniera su un social network e dire che tanto questo aveva una faccia da imbecille, uno in meno, hanno ammazzato, non ne sentiremo la mancanza. Stiamo superando tutti questi episodi per far ricadere la colpa ancora su dei colleghi. Cioè, questa è la gravità. Allora, quando io dico che poi mancano i protocolli di intervento, ma mancano soprattutto le leggi speciali, delle leggi che in Italia ti permettono di agire in determinata maniera, ma figuriamoci. Certo. Cioè, allora dico sì, utopia, certo. Se poi semplicemente perché tu bendi il bandito per non fargli vedere la situazione, perché... quello è l'accompagnamento, l'abbiamo visto, parliamo di polizie europee, per non parlare di polizie dei paesi asiatici, africani. Ma io vi porto dei filmati che vergognosi che mai un poliziotto, un carabiniere si permetterebbe di fare in Italia. Ma non voglio passare, dall'eccesso, ma qua non è stato torturato nessuno. Allora, se in Italia si pensa, invece di fare le leggi, di inserire l'articolo 613 bis per il reato di
di tortura. Cioè, io dico, ma stiamo dando veramente i numeri? Cioè, cosa volete in Italia? E allora, abbiamo visto i colleghi che oggi hanno dovuto utilizzare lo spray. Attenzione, colleghi, perché adesso l'avete consumato, non ce n'è più un altro. E quindi, attenzione anche come usiamo quello... Che girate con le mani. Senta, dottore, però c'è il rovescio della medaglia. Allora, io ieri... voi tutti, insomma, anche lei ha letto la stampa, tutti i media nazionali, a partire dal Corriere, Repubblica e quant'altro, hanno parlato di una situazione a Roma che ormai è fuori controllo. In determinati quartieri dove la movida è e si fa sentire, dove lo spaccio di sostanze stupefacenti è all'ordine del giorno. Esistono addirittura dei siti internet per turisti americani. Ve lo mostrerò anche, insomma, il sito internet è alla mercé di tutti, dove ti indicano addirittura, è una guida dell'alcol e della droga. Allora, una riflessione è questa: se tutti sanno, caro Raffaele Padrone, che lì si spaccia, che lì c'è delinquenza, che lì ci sono i pusher, che lì la gente va a procacciarsi da bere e da e la droga, perché succedono ancora questi fatti? Questo fatto forse non sarebbe neanche dovuto succedere, con un po' più di controllo, con un po' di più di attività di intelligence. Non è solo l'attività di intelligence, perché qua parliamo appunto di una persona che parerebbe informatore dell'arma dei carabinieri, quindi la cosa è un po' più delicata di quello che conosciamo dai giornali. Ma quello che io dico, a Roma mancano oltre 5.000 ufficiali di polizia giudiziaria, 5.000 in una città come Roma. Come ne mancano a Roma, e come dico sempre ne mancano a Pordenone, ne mancano anche a Roma. E se il territorio è più vasto, è questo quello che succede. Ci sono dei quartieri a Roma che nelle ore serali, per risparmiare sull'energia elettrica, e ve l'avevo detto già qualche tempo fa, vengono spenti i lampioni. Perché si risparmia. Quindi è difficile anche per voi operare in determinati contesti. Certo, perché uno dei regolamenti che ci accomuna nelle forze dell'ordine è quello di fermare le macchine dove c'è una luce che mi permetta di vedere chi sto fermando. Ma questo di spegnere le luci e di risparmiare, che farà parte di un discorso che lei affronterà anche con la politica, sia regionale, comunale, locale. Allora, ve lo ricordate, anche qui c'erano questi passaggi di spegnere le luci per risparmiare. Ecco, a Roma ci sono interi quartieri dove la luce dopo una determinata ora viene spenta per risparmiare ancora, perché si parla di immondizie, ma basta fare un giro per Roma di notte e vedete quello che succede. Ma l'attività di polizia non può essere fatta da commissariati dove chiudono, costretti a chiudere la sera, da distretti dove chiudono la sera, quindi la stazione dei carabinieri, in questo caso, che vengono chiusi dopo le ore 8, cioè quello, guardate che quello che succede qua succede a Roma, Torino, Milano, e chiaramente, ripeto, visto in grande misura, questo è il risultato. Allora, è inutile parlare di controlli intensi, non sapere, se la polizia sa, l'intervento avviene, ma purtroppo vediamo cosa succede, che se si esagera, ma io non dico esagerare, cioè dove è stato, se avessero esagerato i colleghi intervenuti e quel carabiniere sarebbe ancora vivo, perché avrebbe potuto sparare, e invece preso dalla sua bontà ha cercato di mediare anche in quel caso ed è stato accoltellato. Alla fine lo troviamo. Questo è, e poi sarà dimenticato. Voglio vedere se adesso intitoleranno una stanza al Senato anche per questo, o alla Camera anche per questo, perché può darsi che quelli che sono andati a stringere la mano oggi ai genitori, ai familiari, magari domani mattina pensano di intitolare, vediamo il nostro ministro cosa penserà, se andrà a intitolare una stanza a questo ragazzo che è morto dopo 40 giorni di matrimonio. Allora io credo che tutto questo non avverrà più. E continueremo a vedere stranieri maltrattati che però possono andare a stuprare una donna, una ragazza italiana, e assisteremo ai poliziotti aggrediti nuovamente sui treni, i colleghi, attenzione ve lo ripeto, non avete più la bomboletta perché sono finite, quindi questa sarà la condizione che andrà avanti per anni, ormai questo è, leggi
per noi non ne fanno, leggi speciali non ne fanno, neppure quando siamo di fronte a situazioni chiare, perché ancora ieri, fino a ieri sera, ci sono volute più di 24 ore perché il giudice dicesse confermiamo il fermo. La convalida del fermo, io, certo. Cioè, io veramente, veramente, la convalida del fermo, 11 pugnalate. Vi saluto perché se no andiamo avanti due ore stasera. Raffaele Padrone, vice segretario nazionale di FSP, Polizia di Stato, ci vedremo nei prossimi appuntamenti. Grazie, grazie ancora dottore per essere stato in nostra compagnia. Allora facciamo un bilancio dell'attività della Polizia Ferroviaria nell'ultimo fine settimana in Friuli Venezia Giulia tra controlli ed identificazioni varie. Sono state 427 le persone identificate, 238 i bagagli controllati dalla Polizia Ferroviaria del Friuli Venezia Giulia nel fine settimana. Nel corso della seconda operazione straordinaria di controllo, denominata Alto Impatto, coordinata dal Ministero dell'Interno, i 44 agenti impegnati nel servizio hanno rintracciato, identificato e indagato 7 stranieri, di cui 5 regolari. Tutte le attività coordinate dal centro operativo compartimentale della Polfer di Trieste mediante i sistemi di geolocalizzazione delle pattuglie e remotizzazione delle immagini di stazione attraverso telecamere a circuito chiuso sono state ottimizzate grazie all'utilizzo degli smartphone in dotazione che consentono la verifica e analisi in tempo reale dei documenti elettronici nonché di metal detector portatili. In ausilio erano presenti 3 unità cinofile della Guardia di Finanza di Trieste, nonché gli equipaggi delle unità operative di pronto intervento. E intanto i carabinieri intensificano i controlli sulle strade, 3 persone denunciate per guida sotto l'influenza di bevande alcoliche. Il servizio. Denunciati per guida in stato di ebbrezza tra automobilisti. I carabinieri della compagnia di Sacile hanno intensificato i controlli alla circolazione stradale, con particolare riferimento alla guida sotto l'effetto di bevande alcoliche. I militari della stazione di Caneva hanno denunciato in stato di libertà un 48enne albanese di Pordenone. L'automobilista neopatentato con documento di guida revocata nel 2016, l'8 luglio del 2019 aveva impattato frontalmente con la vettura che sopraggiungeva dalla direzione opposta. Il fatto era avvenuto sulla statale 13 Pontebbana in via Matteotti a Sacile, in prossimità del passaggio a livello. L'uomo, alla guida di una Ford Fiesta, per evitare di urtare macchine ferme per incolonnamento, aveva sterzato bruscamente, andando ad impattare con la Fiesta, alla cui guida c'era una 39enne di Porcia, che ha riportato una prognosi di 19 giorni. L'uomo, sottoposto al test alcolemico, è risultato avere un tasso di alcol nel sangue pari a 2,53. È stato riferito in stato di libertà dai carabinieri della radiomobile di Sacile per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti anche un cittadino americano di 24 anni che lavora nella base militare di Aviano. Il giovane residente a Fontanafredda, all'1:40 di mercoledì scorso, poiché procedeva zigzagando, era stato fermato dai carabinieri in via Lazio a Porcia. I controlli avevano rilevato valori di alcol nel sangue pari a 2,46 grammi per litro. Per questo gli era stata ritirata la patente. Sempre i militari del radiomobile hanno denunciato per abuso di alcol alla guida un 55enne di Fontanafredda. Giovedì sera l'uomo, svoltando a sinistra in prossimità del semaforo all'incrocio con via Guerrazzi, sulla strada statale Pontebbana in comune Fontanafredda, aveva tamponato una moto che sopraggiungeva dalla direzione opposta. Il centauro, un 36enne di Porcia, era stato medicato dai sanitari del 118. Al conducente della Fiat Marea è stata ritirata la patente. Il suo livello di alcol nel sangue è risultato essere di 1,38 grammi per litro. Ci trasferiamo ad Aviano perché è prossima la partenza della 51esima edizione del Festival del Folklore. La presentazione questa mattina nella sala di rappresentanza della Regione Friuli Venezia Giulia a Pordenone. Ora sentiamo i diretti protagonisti. Le aspettative sono sempre le solite, speriamo che tutto proceda bene, soprattutto con la questione meteo, soprattutto.
una volta che abbiamo assodato che è tutto a posto così, diciamo che noi abbiamo delle prospettive, iniziamo appunto col 3 con la presentazione, che poi spiegherà nei dettagli il direttore artistico dei Danzarini. Invece per quanto ci riguarda, dal giorno 8 in poi, che ci sarà la serata culinaria nella piazza di Aviano, ci sarà poi i complessi nel contempo che i danzerini del folklore vanno fuori del paese, ci saranno dei complessi per allietare naturalmente le serate, per non rimanere così, diciamo, senza niente, senza far niente. Noi cerchiamo di portare della gente in piazza il più possibile per far sì che Aviano sia in quei momenti perlomeno un luogo di ritrovo e di turismo. Presidente, dunque, quando si parla di folklore ovviamente viene in mente il suo gruppo, viene in mente Aviano, viene in mente una tradizione che dura ormai da 51 anni. Che prospettive e che aspettative ci sono per quest'anno? Ogni anno è sempre un'emozione nuova. Ogni anno è sempre un'esperienza nuova, per cui i danzerini, ma insieme a tutti i volontari, cercano di preparare questo grande evento, perché ormai si parla di un grande evento, al meglio, facendo in modo che tutti questi artisti che arrivano da varie parti del mondo si trovino a suo agio e abbiano un riscontro di fratellanza e di amicizia da parte non solo nostra, che siamo a stretto contatto, ma di tutto il pubblico regionale. Quanto è importante riscoprire i valori e le tradizioni del nostro territorio, ma anche conoscere quelle di altre realtà? Ma secondo me penso che sia una cosa molto utile soprattutto per le nuove generazioni. Noi già con i bambini cerchiamo di far incontrare altre realtà di giovani per far capire il modo in cui vivono, il modo in cui mangiano, quello che mangiano, come si vestivano una volta. E secondo me le tradizioni sono un punto che i giovani devono piano piano riscoprire e devono far tesoro di queste tradizioni. È la manifestazione più importante della nostra comunità in assoluto, è anche la più conosciuta. È una manifestazione che quest'anno, con la sua 51esima edizione, è diventata veramente maggiorenne, però è sempre nuova. Perché è nuova? Perché ogni anno rinnoviamo i gruppi partecipanti che portano le loro tradizioni da tutto il mondo. Sarà anche quest'anno itinerante, quindi porterà questo messaggio di fratellanza e solidarietà e soprattutto di tradizioni e di valori in tutto Friuli Venezia Giulia, compreso Trieste. Agosto, quindi, rassegna da non perdere per la 51esima edizione del Festival del Folklore Aviano Piancavallo. Ci sono delle ricadute positive, logicamente, anche per i territori limitrofi, in particolare per la città di Pordenone, che sta vivendo comunque un exploit, anche se magari talvolta i dati dicono qualcosa di diverso dal punto di vista comunque delle visite e degli accessi da parte dei turismi. Allora sentiamo cosa ci dice ai microfoni, in particolare in relazione al Festival del Folklore, l'assessore comunale Guglielmina Cucci. Festival del Folklore, l'occasione con l'assessore Guglielmina Cucci, assessore del Comune di Pordenone, per parlare anche delle ricadute positive che questa manifestazione e altre manifestazioni avranno sulla città. Ricadute assolutamente positive, perché dall'incontro di culture, di popoli che poi rientrano nei loro paesi e portano con loro un'immagine positiva del nostro territorio, non possiamo che diffondere la conoscenza delle nostre eccellenze, delle nostre bellezze artistiche, culturali, paesaggistiche. Quindi indubbiamente un'iniziativa molto positiva. L'amministrazione comunale in primis sta lavorando con grandissimo impegno per sviluppare una serie di iniziative che si inseriscono all'interno di quella messa in rete che vede il territorio unito sinergicamente, amministrazione pubblica e operatori privati, per la conferma della conoscenza del nostro territorio. Moltissime le iniziative internazionali che diffondono nel mondo l'immagine di Pordenone, ma anche l'immagine del nostro territorio.
territorio, a settembre con Pordenone Legge e successivamente con il cinema muto e poi tutta una serie di altre iniziative di carattere musicale, di carattere tradizionale. Non dimentichiamo poi la grande mostra del Pordenone che porterà sulla ribalta internazionale la città di Pordenone attraverso l'immagine del nostro artista più famoso, il Giovanni Antonio De Sacchis. Rimaniamo a Pordenone, lo facciamo con il suo vice sindaco Eligio Grizzo. Dottore, ben ritrovato. Grazie a voi. Lei, buonasera. Tra altre buonasera cose, insomma, di folklore, di feste, di ricordi, ne sa qualcosa, memoria tra altre cose lunghe, ma ieri ha partecipato, insomma, alla giornata conclusiva del 46esimo incontro raduno delle fasce che si è concluso a Caneva. Che emozioni ha provato, ma soprattutto quanto è importante, insomma, il ricordo di chi è partito magari da ragazzino a piccolino e è andato verso, insomma, altri paesi, lontano, no, a cercare la fortuna, cercava, ma poi non si è dimenticato ed è tornato qua. No. Allora, buonasera. Vorrei dire che le fasce è l'ente friulano nel mondo, che è un'organizzazione pordenonese, tipicamente pordenonese, che governa e stabilisce una serie di rapporti con tutti gli emigranti in giro per il mondo. Ieri abbiamo avuto, in una tre giorni che è partita venerdì, in regione dove abbiamo portato gli studenti, i giovani e gli anziani rientrati in Italia, sempre friulani, soprattutto pordenonese. Ah, ecco, ho mandato le foto. Questo è il gruppo di Segunda Favelas in Brasile, ma siamo andati in regione a salutare il presidente, perché la delegazione di tutti gli stati esteri, che era di media rappresentata da sempre tre persone, quindi il sindaco del paese e poi altre personalità, sono riusciti a salutare il presidente della regione, ma poi hanno fatto altri due giorni di un convegno che intanto è intitolato Come parlare italiano. In Brasile dovete sapere che hanno adottato una lingua su legge, proprio sul sud del Brasile, che si chiama italiano, che è la forma italiana dialettale che viene parlata tuttora in Brasile e che permette a metà dei brasiliani di capirsi. Beh, quando abbiamo scoperto, io ero stato con una provincia qualche anno fa in Brasile, proprio a trovare i nostri emigranti, beh, avevo scoperto che bastava che parlassi il pordenonese e loro mi capivano perfettamente, come qualcuno parlava il friulano o il trentino, e in realtà questa lingua che è stata denominata italian è stata riconosciuta proprio dal governo di vari stati, ma soprattutto del centro del Brasile, come lingua che riesce a collegare tutti gli immigranti in un certo territorio. Devo dire che le fasce che l'ente friulano del mondo ha saputo organizzare bene queste tre giornate, perché ha portato qui in Italia una cinquantina di studenti brasiliani, argentini, canadesi, venezuelani, che sono la rappresentanza maggiore dei nostri emigranti in giro per il mondo, proprio perché hanno voluto ritornare nella terra d'origine i nipoti e i figli, proprio per riconoscere esattamente quella che è la loro terra. È stata una cosa toccante, perché vi dirò che abbiamo avuto intanto modo di parlare subito con loro e quindi cercare di capirsi al di là della lingua, ma l'entusiasmo, l'attività che hanno portato loro in questa nuova maniera di riconoscere la loro terra è stata veramente toccante. Abbiamo premiato anche un cittadino di Caneva, Rigo si chiama, Argel Rigo, con il premio che era stato istituito, Odorico da Pordenone, dall'allora provincia, e Pordenone, il comune di Pordenone, che ha sopperito a quelle che sono le esigenze della provincia, ha dato questo premio a questa coppia di amici che sono gli organizzatori delle fasce all'interno del mondo brasiliano. Devo dire che poi domenica abbiamo fatto a Caneva la messa con tutti gli immigranti che erano giunti lì, ma soprattutto anche la deposizione della corona e una serie di interventi proprio lì, vedete nelle foto, di collegamento. Quindi abbiamo capito che chi sta in giro per il mondo, il cuore ce l'ha sempre in Italia, anche se sono di seconda o terza generazione. Proprio attraverso quella storia del Talian o della storia del fatto che le fasce organizza questi rientri di ragazzi. Il prossimo anno ci saranno ragazzi, cioè nipoti e anziani, cioè gli anziani che sono andati, che hanno ancora dei vecchi ricordi, ma che per qualche motivo non tornano in Italia da 50-60 anni, siamo riusciti a collegarli con un loro nipote, in modo che il nipote accompagna il nonno, perché si aiutano
vicendevolmente, in modo da venire qui in Italia, pagati proprio dalle fasce, per ritrovare il loro territorio e per collegare quella che era la storia di allora, perché vi assicuro, io ho visitato una serie di musei in Brasile, in Argentina, chi è andato in America, anche se c'è una vecchia canzone che parla America, 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 in realtà andavano lì, pensavano di trovare l'America, ma poi ha trovato tanta povertà, ma con una dignità che solo i friulani non hanno saputo fare, perché vi dirò che i nostri andavano in giro con gli attrezzi, non sono come quelli di adesso arrivano qui senza arte né parte. I nostri, lo stesso governo brasiliano ci raccontavano, li mandava all'interno del Brasile proprio perché riuscivano a fondare delle città. Se voi andate in giro per il Brasile del Sud, ad esempio, trovate Nuova Prata, Garibaldi, Venezia 2, tutta una serie di cittadine che in realtà richiamano l'origine della gente che andava lì. Ma i nostri sono andati lì, hanno lavorato e hanno fondato il Brasile, perché il Brasile, con 1,5 milioni di italiani che ha avuto durante i 150 anni delle vecchie migrazioni, mm-hmm. perché i primi sono andati nel 1800, dove c'era la fame, la vera fame, certo. Quindi il Brasile consentiva il trasporto gratuito con la nave fino in Brasile, tutti contenti perché non si pagava la nave, però quando arrivavano là con i loro attrezzi da lavoro si sono trovati a essere in mezzo alla foresta a disboscare e realizzare quella nuova realtà che è la grande Brasile. Vice Sindaco, lei ha parlato di mondo, lei ha girato il mondo, sì. Ha girato, ha vestito, ha indossato anche la divisa dell'ONU, quindi, la divisa, la mimetica, certo, insomma, certo. Ha avuto diverse esperienze. Proprio alla luce di questo alcuni telespettatori ci chiedono un suo commento relativamente a quanto è successo proprio nei giorni scorsi a Roma. La sintesi, anche allora, il discorso benda non benda, certo, e questa insurrezione, certo, che è venuta fuori, proprio rapidamente. Seguo anche su Facebook queste cose, devo dire che sono rimasto sorpreso, perché la gente parla perché non sa, perché vi dirò che nelle intercettazioni che facevamo, ad esempio, di personale che poteva essere pericoloso all'interno di altri stati africani, mediorientali, sudamericani, eccetera, quando prendi uno di queste persone che comunque può essere potenzialmente pericoloso e lo devi portare all'interno di una struttura, per prima cosa lo bendi. Guardate che bendare una persona vuol dire renderla tranquilla, inoffensiva, perché voi non pensate, uno che è così, uno che ti dà 11 coltellate, non è una persona serena, eh? Dare 11 coltellate vuol dire determinazione, fare 11 volte questo movimento sapendo che 17 centimetri di lama ti entrano nel corpo di chi ti sta di fronte. Quindi, secondo me, la fotografia lì, al di là di quel deficiente che l'ha postata, perché credo che sia solo uno che fa il lavoratore, quelle cose lì le tiene all'interno, perché non è una tortura, questo è un modo per salvaguardare chi sta operando nella legalità, perché esistono le regole di ingaggio che hanno un certo comportamento, ma poi esistono le regole parallele, quelle che consentono di mantenere al sicuro quelli che sono gli operatori. Il bendare una persona vuol dire renderla tranquilla, la metti seduta lì, la interroghi, non gli fai vedere le cose perché in modo che lui possa comunque sentire, perché non lo fate sordo, lo fate solo cieco, per evitare di poter sputare a uno o di insultare delle persone che vede, o addirittura, come è successo, un testimone che doveva passare. Non potrebbero agevolarlo. Certo, cioè, si potevano inquinare le prove. Poi quella foto lì che sembra da non oso neanche definirla, perché è una foto che secondo me è stata improvvida nell'essere scattata, perché deve essere stata scattata da uno degli operatori che si fanno quelle cose, dai. Un carabiniere, credo, perché si vedeva anche il computer, eccetera. E quindi è chiaro che la posizione di quella lì, di quel ragazzo lì, poteva essere anche una posizione prona, e quindi si dà da pensare che sia stato pestato o che altro. In realtà poi gli avvocati che sono andati lì hanno visto che lui era stato solo bendato, interrogato, e credo che l'interrogatorio, se fosse stato il mio, non l'avrei fatto passare tranquillamente. Questa è la considerazione però, di Giovrizzo. No, ve lo dico io, ovviamente, sì. Perché quando si parla di una persona... È stato convalidato l'interrogatorio. Ecco, quindi vuol dire che probabilmente... La notizia, ce l'ha appena data Raffaele Padrone. Dai. Perfetto, vedete. Lui ha direttamente... Vedete, ci dà ragione dei fatti. Chi ha un po' di testa comunque, che vede quella foto, non si fa impressionare. Perché quella foto lì di gente bendata, certo, la si trova un po' dappertutto, attraverso le polizie e attraverso anche quelli che sono le regole di ingaggio degli eserciti. Quindi io non mi farei grandi problemi su questo. Mi faccio grandi problemi sul poveretto che è morto, che pur compiendo la sua attività, eccetera, e a quell'altra disgraziata che dovrebbe insegnare a mia figlio, a mio figlio,
quelli che dovrebbero essere gli amori, la possibilità di stare bene insieme, di farsi capire anche in maniera diversa, ma con amore, con altruismo, eccetera. Mi sto parlando di quella insegnante che ha fatto quel post, ecco, che certo, comunque poteva risparmiarselo, perché proprio se voleva ragionare. Purtroppo Facebook è il, dicevo mio amico, è la fogna del mondo, cioè lì si riversano le cose peggiori. Odio, dell'uomo, rancore, frustrazione, sì, frustrazione della gente, no? Vabbè, credo, insomma, che quindi dobbiamo stare tranquilli, che vada avanti, credo, la legge adesso, certo, che vadano avanti gli interrogatori e capire esattamente, beh, la dinamica, perché la dinamica è ancora comunque un po' oscura. Eligio Grizzo, grazie, grazie, ci vedremo, grazie, nei prossimi, direttore, appuntamenti, vice, senz'altro, sindaco di Pordenone. Grande giorno oggi, l'aveva promesso e lui si è presentato all'appuntamento Cammino Celeste, raggiungiamo Valentino alla partenza. Un pullman a San Vito al Tagliamento, direzione Grado. Tante le persone che hanno voluto accogliere Valentino Gregori. Si marcia per tenere alta l'attenzione su un tema rilevante di importanza vitale, quale è l'autismo. Allora, in studio oggi pomeriggio è venuta a trovarci, rappresentando l'amministrazione comunale di San Vito al Tagliamento, l'assessore Susi Centis. Allora sentiamo cosa ci ha detto appunto in questo incontro, in questa dichiarazione. Oggi è partito un progetto importante, ossia è partita la prima tappa del Cammino Celeste, il progetto organizzato da Valentino Gregoris allo scopo di sostenere e sensibilizzare rispetto a quella che è la problematica dell'autismo. Il Comune di San Vito, l'amministrazione comunale, ha voluto essere presente e questa mattina siamo partiti alle 7 con un pullman messo a disposizione dall'ATAP, che gentilmente ha collaborato a questa iniziativa. E insieme con alcuni cittadini sanvitesi e con Mariano Polo, presidente dell'associazione SOMSI, sindaco e alcuni componenti del consiglio comunale, abbiamo raggiunto Grado, dove Valentino è partito dall'isola di Barbana, dal santuario della Madonna di Barbana, dove ha inizio questo suo cammino. È un cammino composto da 11 tappe e si concluderà nel santuario del Monte Lussari, sempre dedicato alla Madonna. E, nella giornata di oggi abbiamo avuto anche l'onore di trovare il sindaco di Grado e la sua amministrazione comunale, il sindaco di Grado, che ringrazio, Dario Raugna, che ci ha accolto e che ha anche lui condiviso questo momento importante di sostegno a quella che è la problematica dell'autismo. Credo che questo progetto sia importante proprio perché porta nei territori del Friuli Venezia Giulia, soprattutto nelle zone montane, nei piccoli paesi, porta delle informazioni riguardanti l'autismo, riguardanti quello che vive una famiglia che deve supportare una persona affetta da autismo. E quindi credo che queste informazioni siano importanti, debbano essere condivise, soprattutto nei luoghi meno popolati forse, dove ci sono meno associazioni. E quindi è importantissimo che questo progetto venga realizzato. Quindi l'amministrazione comunale seguirà assiduamente a ogni tappa Valentino, proprio per incontrare le amministrazioni comunali dei luoghi dove si concludono le tappe e proprio per poter condividere quelli che sono questi temi di grandissima importanza. Ritengo che questo sia un progetto importante proprio per sostenere le famiglie che vivono tutti i giorni quello che è il dramma della disabilità e in questo caso dell'autismo. Grazie, buonasera. Questo era l'intervento dell'assessore comunale a San Vito. Anche noi seguiremo nei prossimi giorni, insomma, la marcia, il Cammino Celeste, che vede protagonista proprio l'amico Valentino Gregoris. Domenica di maltempo, disagi sulla costa veneta, marea record a Venezia nel mese di luglio. Allora i particolari nel prossimo servizio.
Forti piogge, vento e temperature al ribasso, anche di 10 gradi. È stato un fine settimana di forte maltempo lungo la costa veneziana che oggi si è risvegliata con un timido sole, ma ieri per ore ha dovuto fare i conti con una perturbazione importante, soprattutto tra Chioggia e Jesolo. I vigili del fuoco sono intervenuti per allagamenti, alberi divelti e caduta di cornici e tegole. Per fortuna non ci sono stati feriti. La perturbazione ha spinto il centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto a prolungare lo stato di allerta. A Venezia, marea record. Ieri il rilevatore di punta della salute ha registrato un valore massimo di 97 centimetri, mentre in mare gli strumenti installati in piattaforma acqua alta e alle dighe hanno misurato un picco di 100 centimetri, un evento mareale straordinario se si conta anche quel che riguarda il mese di luglio. È il terzo livello della storia. Dall'archivio del centro infatti si evince che a partire dal 1872 in questo mese si sono registrati valori superiori ai 97 centimetri solo il 10 luglio del 2014, il 15 luglio del 2002, il 26 luglio del 1987, il 9 luglio del 1980. Il centro maree ricorda che un picco di 97 centimetri comporta un allagamento di circa il 4% della superficie cittadina. Andiamo allora in Veneto perché dovremo avere l'ospite di Alessio Conforti. A voi la linea. Con Giampaolo Rossi del Consorzio di Bonifica del Veneto Orientale, ben trovato, grazie per essere in nostra compagnia. Abbiamo sentito, si parla di acqua, ma a proposito di acqua, pioggia ma anche caldo, com'è la situazione da un punto di vista irriguo sul nostro Veneto Orientale? Buonasera a tutti. Sì, intanto il Consorzio di Bonifica Veneto Orientale è un ente che svolge la sua attività su un comprensorio di circa 140.000 ettari che si estendono dal confine est del fiume Tagliamento fino alla laguna nord di Venezia, ovviamente con a sud il Mar Adriatico e a nord il confine regionale. Su questi 140.000 ettari, di cui più della metà si trovano sotto il livello del medio mare, su questi 140.000 ettari, 60.000 ettari vengono di fatto irrigati con il servizio irriguo del consorzio. Un servizio irriguo che di fatto è un'attività che interessa in maniera abbastanza importante il personale e il territorio in sé, perché di fatto prende sviluppo considerando più fattori che riguardano sia le caratteristiche territoriali ma anche, appunto, come lei ha anticipato, anche le caratteristiche della stessa annata. Che di fatto è caratterizzata per questo 2019, nei primi 7 mesi che lo hanno contraddistinto, che si stanno per chiudere in questo mese di luglio, una precipitazione di circa 600 mm, che possiamo dire più o meno nella media, però caratterizzata un tavolo nazionale sulla cimice. Un po' particolare, perché di questi 600 mm circa 400 sono caduti nel bimestre aprile-maggio. Quelle delle forti piogge, di fatto. Esattamente, sì. Quindi hanno portato a una gestione oculata e particolare della risorsa irrigua, che non dimentichiamo essere di acqua dolce, una risorsa che va gestita in maniera attenta, soprattutto in quei comprensori come il nostro, che soffrono di fattori esterni come ad esempio la risalita del Cuneo Salino, che siamo un consorzio litoraneo, e quindi si trovano a dover gestire, nel nostro caso specifico del Consorzio Veneto Orientale, con circa una cinquantina di dipendenti che svolgono attività all'esterno, la gestione e la distribuzione di acqua dolce all'interno di terreni depressi, che devono di fatto avere a disposizione l'acqua irrigua senza stravolgere l'assetto del bacino stesso, e quindi salvaguardando anche l'attività di sicurezza idraulica. Il caldo ha creato problemi? Di fatto le temperature sono state un po' anche quelle particolari, perché hanno seguito un andamento stagionale abbastanza anomalo, nel senso che, come ricorderete anche, come dicevo prima, il bimestre aprile-maggio ha avuto forti precipitazioni, un grande calo della temperatura che poi si è stravolto, perché nel mese di giugno qualcuno ha chiuso i rubinetti e ha alzato il termostato, quindi le temperature di fatto sono lievitate. Esattamente, sì. Questo ovviamente ha portato a una partenza, possiamo dire, un po' ritardata, perché di fatto già i primi mesi di aprile all'interno del Veneto Orientale c'erano richieste di acqua irrigua,
si sono poi ovviamente sospese per le forti precipitazioni. Dal mese di giugno in poi c'è stato il forte boom. Comunque è territorio che possiamo dire insomma sotto controllo da questo punto di vista. Assolutamente sì, anche a fronte delle ultime precipitazioni che hanno caratterizzato il weekend, soprattutto nell'area di Cavallino, Jesolo, Porte Grandi, Quarto Valtino, dove le precipitazioni hanno superato i 130-140 mm. Il consorzio, il personale di reperibilità ha presidiato la situazione, monitorandola dall'inizio alla fine e ovviamente adoperandosi in tutte le manovre tramite i sistemi di telecontrollo, ma anche attivamente sul territorio, che di fatto garantiscono la salvaguardia sotto gli aspetti appunto di sicurezza idraulica. Grazie Giampaolo Rossi per essere stato con noi, Lina, che può tornare a Pordenone. Altre cose ci segnalano che un altro ordigno bellico è spuntato dalla sabbia a Lignano, quindi insomma ormai se ne contano uno dietro l'altro, chissà, magari il periodo, magari chissà, insomma sono andati fino in fondo a scavare, caro Cristiano Pizzo. Ben ritrovato, allora, coordinatore della CISL per il Friuli Occidentale, incontro governo parti sindacali. Questa volta insomma Conte e Di Maio che hanno fatto un po' una panoramica della situazione. Come è andato? Vi aspettavate un qualcosa di diverso rispetto a quanto poi è stato messo sul tavolo? Ma ovviamente anche questa volta siamo stati invitati ad un incontro e ci siamo andati volentieri. C'erano state delle polemiche dopo l'incontro con il vice premier Salvini. Noi riteniamo che per rispetto alle istituzioni ad un incontro a cui si viene invitati si deve andare sempre. Questa volta ci ha invitato il Presidente del Consiglio con il Vice Premier e Ministro Di Maio, è successo il 25 di questo mese, ci hanno invitato, ma francamente pensavo ci venisse esposto un po' un progetto di riforma fiscale. In realtà il Presidente del Consiglio, anche in modo molto trasparente, ci ha detto che un vero e proprio progetto come governo di riforma fiscale in questo momento non è ancora pronto, e a quel punto abbiamo approfittato noi per spiegare che cosa pensiamo della situazione e abbiamo fatto presente che in questo paese oltre il 90% del gettito IRPEF viene pagato da lavoratori e pensionati, quindi è evidente rispetto a questi numeri che ci aspettiamo che il governo si occupi di queste persone qui, lavoratori e pensionati, e che quindi ci si metta nelle condizioni di abbassare la pressione fiscale su questo tipo di soggetti, rendendo per lavoratori e pensionati buste paghe e pensioni un po' più sostanziose, per rimettere in moto un po' il meccanismo dei consumi. Ce lo aspettiamo nella prossima legge di bilancio, ormai ci siamo, insomma, quindi a settembre-ottobre la legge di bilancio deve essere pronta, speriamo che a quel punto il governo abbia un progetto di riforma fiscale. A oggi c'è questa, io la definisco una dichiarazione più che una proposta, una dichiarazione del ministro Salvini che parla di flat tax, strumento che a noi non entusiasma, non piace, non ci entusiasma, non è quello che abbiamo in mente. Ma dobbiamo aspettare non la proposta o la dichiarazione di un ministro, dobbiamo aspettare il progetto del governo. Aspettiamo, non è che ci sia molto tempo, abbiamo bisogno di fatti concreti, se non sbaglio proprio Conte diceva a fine giugno ai due partiti di governo, Movimento 5 Stelle e Lega, diceva non possiamo permetterci di vivacchiare, il paese ha bisogno di risposte immediate. Io sono assolutamente d'accordo con il Presidente del Consiglio, ma insomma adesso dalle dichiarazioni passiamo ai fatti. Ecco. Senta, invece so che non soltanto lei è attento alle dinamiche sindacali, è anche attento, anche forse per formazione professionale, a quanto accade nel mondo della scuola. So che è rimasto abbastanza basito rispetto alle dichiarazioni fatte a mezzo Facebook dall'insegnante di Novara, che ha esultato insomma dopo la morte del vice brigadiere. Che impressione ha avuto? Guardi direttore, non nascondo delle difficoltà, anche se mi sono sfogato anch'io su questo tema, perché io ho un profondo rispetto per il ruolo, le competenze, le responsabilità che hanno gli insegnanti. In un paese in cui non sempre gli insegnanti vengono trattati come meriterebbero, e cioè con rispetto e con magari anche delle
come si dice, delle strutture, delle possibilità per potersi esprimere come dovrebbero. A volte anche li carichiamo di colpe che non sono loro. Purtroppo però ho letto anch'io questa cosa, mi ha indignato per i commenti che venivano fatti, per questo uno di meno, un messaggio pieno di odio. Io non lo so se questa insegnante ha una qualche giustificazione, ammesso che ci possa essere una giustificazione, però io penso che una persona che scrive una cosa del genere non possa fare l'insegnante. Lo dico con molta trasparenza, con molta determinazione, perché io penso che i lavoratori vadano sempre difesi quando anche commettono degli errori in buona fede, ma qui non parliamo di un errore, parliamo di una persona che non ha i requisiti minimi per poter insegnare, se effettivamente questa persona ha scritto veramente questa cosa. Siccome sembra che sia proprio così, io ribadisco, per me è una persona che, insomma, so che è stato aperto un procedimento e quindi credo che sia assolutamente opportuno indagare su questa vicenda. Sì. Grazie, allora ci vedremo nei prossimi appuntamenti. Ringrazio Cristiano Pizzo, coordinatore della CISL per il Friuli Occidentale. Torna, oltre al folklore, anche il grande tennis in quel di Cordenons. Da quest'anno spazio anche alla novità, il torneo non sarà soltanto più al maschile, ma la novità è che sarà anche, insomma, declinato con le note femminili. Il servizio e la conferenza stampa di oggi. Questa qui è la 16ª edizione, c'è stato un crescendo continuo sia di qualità che anche di organizzazione. Quest'anno con le 2 settimane chiaramente l'evento aumenta di spessore, avremo le donne, poi dal 12 il torneo maschile, un montepremi totale intorno ai 100.000 euro, quindi qualcosa di importante. Noi siamo felici di avere a Cordenons questa realtà che darà lustro alla città, darà lustro a questa struttura e porterà il tennis di alti livelli qui da noi. Il terreno del Friuli Venezia Giulia è un terreno dove il tennis è molto sentito, quindi per tutti i nostri giovani e appassionati ci sarà l'occasione di vedere dal vivo cimentarsi i nostri campioni e vediamo se abbiamo la fortuna, come in passato, di avere un italiano in finale. Come amministrazione siamo sempre vicini a questa manifestazione perché la riteniamo importante, la riteniamo una manifestazione tra le prime in Italia, quindi che dà visibilità, che dà spessore. E l'organizzazione è un'organizzazione che si è dimostrata nel tempo, un'organizzazione efficiente, riconoscimenti sono arrivati anche a livello internazionale per quel che riguarda appunto lo staff. Tra i raccattapalle ci sono parecchi dei nostri ragazzi qui di Cordenons, mio figlio compreso, e quindi è una festa per la città. Quest'anno l'evento è molto grande, nel senso che oltre al Challenger maschile, che è alla sua 16ª edizione, la settimana prima ospiteremo un ETF femminile da $25.000 giunto alla sua 4ª edizione. Quindi è una cosa, diciamo, nuova, perché abbiamo deciso di unire il tennis femminile al tennis maschile e per far sì che il tennis femminile diventi importante come il tennis maschile. E quest'anno abbiamo partirei con il torneo femminile, che è appunto il torneo femminile da $25.000, dove la testa di serie numero 1 è Arantxa Rus, 128 del ranking mondiale, numero 2 di Olanda, che nel 2012 è stata numero 61 del mondo. Quindi diciamo che il livello anche del femminile è molto alto. Abbiamo anche delle giocatrici italiane molto forti, come Jessica Pieri, che ha 22 anni ed è sulle prime 300 posizioni del ranking mondiale. La testa di serie numero 2 del tabellone principale è l'inglese Francesca Jones, e questa è una ragazza molto molto forte che promette molto bene a 19 anni e abbiamo anche una nostra conoscenza, la Rubini, che Stefania Rubini, che è venuta qui già 2 volte all'Eurosporting e che ha raggiunto nel 2017 la semifinale. Quindi io invito tutti a venire dal 5 all'11 agosto a vedere il torneo femminile, perché lo spettacolo è assicurato tanto quanto il torneo maschile. Adesso passerei al torneo maschile, che è un torneo di tradizione, che è giunto alla 16ª edizione, è un torneo storico. Anche quest'anno abbiamo fatto uno scalino in più, diciamo, abbiamo aumentato il montepremi, siamo a quasi 70.000 euro e diciamo che i giocatori che verranno all'Eurosport quest'anno sono molto forti.
forti. Vorrei innanzitutto citare Paolo Lorenzi, che diciamo che è molto conosciuto qui all'Eurosporting, molto amato, è adesso intorno alla centesima posizione, ma lui è stato 33 al mondo fino a 2 anni fa e sarà presente anche quest'anno all'Eurosporting, il vincitore dell'edizione dell'anno scorso, e ci ha fatto veramente sognare, perché l'anno scorso abbiamo vissuto una finale che è durata 3 ore, ha battuto un ragazzino che era campione mondiale juniores, quindi lui è agguerrito e felicissimo di tornare. E un altro colpaccio quest'anno porta il nome di Attila Balaz, che sicuramente gli appassionati del tennis conoscono, perché è il recente finalista dell'ATP di Umago, il 250 di Umago, e ha battuto in semifinale il numero 35 del mondo e ha ceduto al 26 in finale, quindi è fortissimo, adesso è intorno al 140 della posizione mondiale, ma è agguerritissimo, quindi secondo me farà un ottimo spettacolo. Ingresso, tra altre cose, è gratuito durante la manifestazione. Insomma, giustamente Serena Raffin diceva, in quasi tutte le strutture il biglietto si paga, anche perché il livello degli agonisti è alto, invece noi siamo ancora riusciti una volta a rendere gratuito l'ingresso. Alla conferenza stampa oggi abbiamo avvicinato anche l'assessore regionale Tiziana Gibelli, che segue da vicino sport e cultura. È stata l'occasione per fare un po' la situazione, il bilancio, il consuntivo dei primi 7 mesi di attività, insomma, a partire dal 1° gennaio 2019 fino ai giorni nostri. Sentiamo cosa ci dice. Assessore, tempo di bilancio, insomma, siamo ormai a fine luglio, tante manifestazioni che sono state fatte sia dal punto di vista sportivo che culturale, che bilancio possiamo fare? Allora, bilancio è sicuramente inattivo. Per lo sport in particolare noi stiamo lavorando a una grande convention sullo sport che faremo il secondo fine settimana di settembre a Gemona, che quest'anno è Sportland, cioè Città Europea dello Sport 2019, per programmare il futuro del nostro sport. Lo faremo insieme a tutte le federazioni del CONI e a tutti i sindaci e gli assessori allo sport della regione, per ragionare in termini di programmazione dell'impiantistica sportiva. Non ci possiamo più permettere di avere degli impianti sottoutilizzati in alcune aree e la carenza di qualche impianto specifico in altre, e quindi studieremo il modo perché gradualmente nel prossimo decennio si possano fare gli investimenti mirati e corretti, tanto per non lasciare a carico delle associazioni sportive dilettantistiche e dei comuni degli oneri di manutenzione che sono ormai insopportabili, ma per dare sempre più possibilità a tutti i nostri atleti, che siano giovani, che facciano agonismo, che siano della terza età e voglia, come me, io mi preoccupo molto della terza età ovviamente, e che vogliano praticare sport. Rimaniamo allora a parlare di sport, ma a livello di strutture che hanno ospitato, nel caso di Fontana Fredda, la festa finale del Grest, i cosiddetti punti verdi. E qualcosa, situazioni di criticità e pericolosità relativamente a fattispecie al palazzetto dello sport di Fontana Fredda, le vuole segnalare l'amico consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Stefano Della Flora. Ben ritrovato, consigliere. Buonasera, grazie per essere in nostra compagnia. Grazie dello spazio. Cos'è successo allora? Ma allora partiamo e spieghiamo un po' la situazione. Allora, giovedì scorso c'è stata la festa di fine Grest, e tra l'altro un Grest organizzato dalla parrocchia San Giorgio Martire di Fontana Fredda, che ha dei numeri eccezionali, e su questo bisogna dare atto anche all'assessore competente che sta seguendo, che ha creato questo nuovo format. Hanno spostato il Grest dall'asilo, dalle strutture dell'asilo alla scuola elementare Marconi, riuscendo a portare e a gestire 265 bambini. Quindi questo è in partenza un grandissimo risultato. Mia figlia ha fatto parte di questo Grest e devo dire che, insomma, il servizio, la didattica, tutti i ragazzi che hanno dato una mano, gli animatori, insomma, il risultato è stato eccezionale. Il tutto si è concluso dopo un mese, tutto il mese di luglio, giovedì scorso, nella sede del palazzetto dello sport di Fontana Fredda, e qui io, anche provando un pizzico di imbarazzo, perché soprattutto perché sono coinvolto anche come genitore, quindi
non vorrei passare come, chiamiamolo, il grillino che vuole rompere le scatole a tutti i costi, ma in questo caso da parte mia c'è solo buon senso. Infatti durante la manifestazione ho dovuto anche decidere, ripeto con un po' di imbarazzo, di stare zitto, non dire niente durante la manifestazione, quando mi sono accorto di alcune situazioni, però dal punto di vista formale io sono costretto a fare un'interrogazione e chiedere al sindaco in maniera almeno diciamo morbida, diciamo così, di intervenire. Ecco. Un contributo fotografico. Sì, ho fatto delle foto. Possiamo analizzare assieme. Allora, all'inizio, insomma, il primo aspetto che si aveva del palazzetto era l'erba, diciamo, da un bel po' non tagliata, quindi le aiole d'ingresso e tutta la parte d'ingresso davanti con un metro di si vedrà dalle foto, poi si vede dalle foto a rotazione, un cestino solo delle immondizie stracolmo, e tra l'altro io sono tornato poi nei giorni successivi a controllare se qualcuno si era occupato di svuotarlo, andrò io probabilmente a svuotarlo, però ecco, questa è l'immagine del cestino. In più insomma si entra atti di vandalismo, cos'è lì? Sì, è lì, adesso ve lo spiego. Allora si entra, tra l'altro gli animali avevano creato anche dei ventagli perché si erano reso conto, quindi in omaggio c'era anche un ventaglio per farsi aria, perché purtroppo la ventilazione non era funzionante e lei capisce che giovedì c'erano 35 gradi fuori, si immagini cosa c'era dentro sul palazzetto senza ventilazione. Un palazzetto con 265 bambini, gli animatori, insomma tutti quelli che hanno collaborato e, fate i conti voi, almeno secondo me erano un migliaio di persone, magari qualcosa meno, ma attorno al migliaio di persone tra genitori, nonni, fratellini, eccetera. Ecco, qui si vede appunto la foto che è un po' il fulcro del discorso, tutta la parte di vie di fuga esterne al palazzetto era completamente buia. Allora, pazienza, insomma, il sopportare il caldo. Pazienza, un po' di incuria, perché dalle foto si vede che il palazzetto purtroppo, come altre strutture di Fontana Fredda, non hanno la manutenzione che sarebbe necessaria per essere quantomeno dignitose. Però tutto il perimetro buio con l'illuminazione di Velta, e vi posso garantire che da tecnico vi dico che quell'illuminazione lì non è di Velta dall'altro ieri, ma è distrutta da un bel po'. A questo punto io ho dovuto segnalare, lei si provi a immaginare, con tutte le porte di sicurezza aperte, con le persone assieppate sulle porte di sicurezza che erano aperte per prendere aria, quindi c'era diversa gente sulle porte d'uscita e nessuno si è preoccupato, quantomeno i giorni prima, di andare a sistemare l'illuminazione almeno del perimetro. Non entro nel merito dei concetti di sicurezza del palazzetto, perché non spetta a me, certo. E poi chi di dovere tramite la mia interrogazione risponderà, però almeno gli impianti basilari fatti 20 anni fa attorno al palazzetto dovrebbero essere manutenuti, ma lo dico perché sono coinvolto direttamente, siccome è il mio mestiere, e vi posso garantire che quel tipo di manutenzione lì non è una manutenzione che ha bisogno di diciamo impiantisti specializzati o ditte esterne, è una manutenzione, sostituire 4 pali, insomma rifagli la fondamenta, sia dal punto di vista dei materiali sia dal punto di vista della realizzazione dell'opera, è un lavoro di un giorno, mettiamone pure 2 giorni, però con gli operai del comune si può tranquillamente sistemare. Ecco, almeno quello che c'è esistente, poi sulle normative e su quello che verrà fatto sul palazzetto, che mi pare il nostro sindaco sia già si stia adoperando per andare a ristrutturarlo e mettere la norma, quello è un passaggio dopo. Però ripeto, avere una struttura del genere che può accogliere un migliaio di persone e rischiare tutta la parte esterna buia, questo è, secondo me, è stato un rischio piuttosto elevato, e bisognerebbe stare un po' più attenti, visto anche la presenza alla manifestazione sia del vice sindaco sia dell'assessore allo sport. Magari non avranno le competenze per poter valutare questo tipo di aspetti, però devono trovare qualcuno che ce le ha, perché ripeto, poi quando succede che le persone devono uscire in fretta, si crea del panico, eccetera, abbiamo visto tutti cosa succede in giro per l'Italia, e quando succede poi è troppo tardi, ecco, tutto lì. Vedremo magari anche se il sindaco Michele Pegolo vorrà intervenire per rispondere. Intanto io ringrazio l'amico consigliere comunale Fontana Fredda del Movimento 5 Stelle, Stefano Della Flora. Grazie a voi. Appuntamenti. Andiamo in Veneto con l'ospite di Alessio Conforti. Cappelletto, sindaco di Sanstino di Livenza, nuovi interventi a Sanstino, che cosa bolle in pentola? Sì, buonasera a tutti, ci sono diversi, insomma, gli interventi che in questo periodo stanno caratterizzando il territorio, alcuni svolti da parte del comune, altri interventi importanti svolti dalla città metropolitana, che sta sistemando
sia dal punto di vista delle asfaltature, ma più in generale della viabilità, diverse strade provinciali che attraversano il nostro territorio, che tra l'altro morfologicamente è anche molto attraversato dalle strade metropolitane. LTA sta rifacendo tutta la conduttura idraulica, un intervento che supera 1.300.000 euro, che fornisce tutta la frazione della Salute di Livenza, che era una delle condutture più vecchie e che aveva spesso problemi, e che quindi verrà definitivamente sistemata. In tutte le varie frazioni e zone del territorio ci sono degli interventi in corso da parte del Comune, tra i più significativi, insomma, tutta la riqualificazione di Via Stazione, che sta procedendo a pieno regime. Le belle giornate, il caldo di questo periodo crea altri problemi, ma dal punto di vista dei lavori pubblici sicuramente è utile, perché permette alle aziende di poter lavorare con continuità. Via Papa Giovanni, che collega il distretto, insomma, mette in sicurezza tutta quell'area. Poi ci sono altri interventi viabilistici sia a Biverone che a Corbolone, proprio per andare incontro a delle necessità che c'erano. E nelle prossime settimane partiranno anche una serie di interventi che riguarderanno l'efficientamento energetico e l'abbattimento delle barriere architettoniche in diversi istituti e scuole plessi del territorio. Senta, il tema anche della viabilità verso le spiagge, con arterie che interessano anche San Stino di Livenza, resta centrale. Come sta andando questa stagione, secondo lei, da questo punto di vista? Bah, diciamo che San Stino negli ultimi anni, da quando è stato realizzato il primo stralcio della tangenziale, sicuramente ne ha tratto un beneficio dal punto di vista viabilistico, anche perché il sabato, che poi è il giorno un po' clou per i cambi stagionali, quindi con i turisti che escono dal nostro casello diretti verso le spiagge, e ovviamente la presenza della tangenziale ha aiutato molto questo tipo di traffico, togliendo in particolar modo i mezzi pesanti. Tra l'altro questo sabato, che era uno dei primi sabati da bollino nero, l'aspetto meteorologico, quindi il fatto che ci fosse una giornata piovosa, insomma, e il venerdì già il tempo era un po' instabile, ha fatto sì che le partenze siano state più dilatate nel tempo, e quindi quando capita, soprattutto il sabato, che ci sia una situazione dal punto di vista meteo in evoluzione, fa sì che anche i turisti e coloro che ripartono, coloro che arrivano verso le spiagge, diluiscano, insomma, nel corso della giornata la loro presenza. Ma diciamo, negli ultimi anni, fortunatamente, ecco, la cosa di cui risente di più il nostro territorio, ma non solo San Stino, tutti i comuni, è proprio i tanti incidenti che negli ultimi periodi ci sono nella nostra autostrada, quindi molto spesso anche durante le giornate lavorative settimanali, la chiusura dei tratti di autostrada, spesso in uscita a San Stino. Però lì dovrebbe arrivare la terza corsia. Però ecco, sì, diciamo, tutti i lavori di completamento della terza corsia, quindi le opere complementari che avevamo chiesto di anticipare, sono in corso: il canale di Gronda, l'innalzamento di tutta una serie di arginature che saranno funzionali alla terza corsia, sono in corso, e quindi poi nel 2020, secondo il cronoprogramma definito dal gestore, insomma, da Autovie, dovremmo esserci, insomma. Grazie Matteo Cappelletto per essere stato con noi, che può tornare a Pordenone. Cultura, con l'assestamento di bilancio a livello regionale, le novità ce la racconta l'assessore Tiziana Gibelli, poi ancora in Veneto con l'ospite, l'ultimo ospite che chiuderà questa prima parte, a seguire le previsioni meteo con l'Osmer Arpa Friuli Venezia Giulia. Tutte le altre notizie che arriveranno dalla redazione di Udine e da quella del Veneto, non perdete il dopo telegiornale con tante notizie, tanti altri programmi sempre all'insegna della novità. Sono molto contenta di poter lavorare su due progetti che seguiremo con estrema cura, perché uno dice Art Bonus e c'è sempre qualcuno che è al corrente del fatto che quello nazionale non ha avuto grande successo. Cioè, perché lo fate anche a livello regionale? Primo, lo facciamo perché rafforza anche quello nazionale, perché sono cumulabili e quindi abbiamo degli sgravi fiscali di oltre il 100% su chi produce le proprie cose qua, dà lavoro qua, giustamente si prende i suoi utili qua, ma reinveste una parte di questi utili anche in cultura qua. È un circolo virtuoso, e infatti noi istituiremo l'albo delle imprese virtuose, perché è ciclo virtuoso. Entriamo in Veneto e chiudiamo questa prima parte con l'ospite, ben trovato a Renzo Battistella, microfonato in diretta, ma anche questo è il bello, no? Certo. Dell'on air, come si dice.
Andiamo a Meduna di Livenza, lei fa parte del direttivo della Proloco, estate in piazza, arriva un fine settimana insomma abbastanza ricco, no? Da tanti punti di vista. Quali? Sì, allora noi per il terzo anno consecutivo facciamo questa manifestazione che si sviluppa su due serate quest'anno. Giovedì 1 agosto ci sarà sicuramente un momento di musica con un aperitivo con DJ set e poi ci sarà un gruppo che suona musica dagli anni 60, 70, 80 e avanti. E questo lo facciamo per i commercianti del nostro paese che, siccome le politiche o quant'altro hanno portato un po' la mancanza di flusso in quella che è la piazza di Meduna, da 3 anni la Proloco si dà da fare per organizzare questa serata in cui i nostri appunto commercianti hanno il loro stand e così danno le loro primizie alla gente che vuole partecipare. Ravvivare anche un po' il centro, quindi. Assolutamente, rendere viva questa piazza, è molto sentita la festa, ha sempre riscosso un buon coso di pubblico, un buon ritorno di pubblico, e la Proloco così si è fatto carico di questo impegno per i nostri commercianti del paese. È sicuramente una settimana impegnativa, in quanto domani sera abbiamo anche l'elezione del nuovo presidente della Proloco, il nuovo consiglio della Proloco, e poi via la preparazione per giovedì e venerdì. E si troverà insomma quindi musica e anche qualche sorpresa. Che cosa bolle, può dire? Meduna boie sempre, però lì ne riparliamo più avanti, chiaramente. Sì, dopo le ferie di agosto partiamo subito nell'organizzazione della festa della birra e della boie, però diciamo che per quanto riguarda questo fine settimana a Meduna noi abbiamo sicuramente degli esercenti e delle attività commerciali che sanno dire la loro in quanto di gastronomia, e se volete passare una serata così, una cena fuori in piazza con un'area bimbi attrezzata, con musica e non da meno delle visite guidate alle tele del Tintoretto con la guida appunto organizzate, di meglio non credo non si possa chiedere. Per quanto riguarda il Tintoretto, attenzione che a settembre ci sarà una bella sorpresa. Magari ne riparleremo. Grazie. Certo, grazie Arenzo Battistella. Vi aspettiamo a Meduna. Grazie. Chiudiamo questa prima parte, linea alla regia, vi aspetto tra poco. Buona serata e ben ritrovati. Condizioni di tempo in miglioramento nella giornata di oggi, ancora però un po' di variabilità. Nel corso del pomeriggio qualche rovescio c'è stato sulla zona prealpina e alpina della regione, temperature in ripresa dopo l'abbassamento di ieri. Abbiamo avuto un aumento di nuovo, massimo intorno ai 30-31 gradi sulla pianura, un po' meno sulla costa per l'effetto delle brezze. Domani andrà abbastanza bene e anche mercoledì c'è in prevalenza sereno poco nuvoloso, il mattino dappertutto, il pomeriggio un po' più di nubi in montagna con la possibilità di qualche locale temporali che potrebbero poi interessare anche la pianura verso sera. Per quanto riguarda poi la tendenza giovedì, più o meno situazione simile con possibili temporali sempre nel pomeriggio e in serata. Temperature resteranno intorno ai 31-32 gradi valori massimi, quindi meno caldo rispetto alla settimana scorsa. Buona serata a tutti. Ben ritrovati dunque, gentili amici e amiche, alla visione all'ascolto. Continua l'informazione su TPN, già pronto il nostro Ernesto Pezzetta direttamente dall'orto, è stato a lavorare giustamente oggi a muovere la terra, ha approfittato dell'acqua, ma ne parleremo dopo. Prima il treno dei servizi. Tragedia sfiorata nel pomeriggio di ieri a Tor Viscosa in località Arodola.
Un automobilista, pensate, ha tentato di attraversare un passaggio a livello con semaforo rosso e barriere in chiusura. Rimasto intrappolato, ha parcheggiato l'auto appena fuori dalla sede ferroviaria. Nel frattempo sono scattate le procedure d'emergenza con i treni in transito, fermati rispettivamente a Cervignano e San Giorgio, mentre il convoglio in arrivo ha proceduto a Passo Duomo. Sul posto gli agenti della Polizia Ferroviaria di Cervignano. Rete Ferroviaria Italiana ha fatto sapere attraverso una nota stampa che sulla linea Venezia-Trieste dalle 19.05, dopo l'intervento tecnico all'infrastruttura, è ripresa la normale circolazione. Comunque gli effetti sono stati importanti, rallentamenti di 80 minuti e 35 minuti per due frecce rosse, fino a 35 per 12 intercity regionali e due regionali limitati. Chiaramente per l'automobilista distratto scatterà una pesante multa. Si sono concluse le celebrazioni in ricordo di fondazione del Corpo Speciale degli Arditi, che proprio nella Sdricca di Manzano, il 29 luglio del 1917, vedeva la luce. Un casale abbandonato, ma soprattutto una storia che non si vuol ricordare, con l'assenza grave da parte di alcuni esponenti politici, sia del centrodestra sia del centrosinistra, dimenticandosi che questi eroi sono morti per la patria, cacciare dai sacri confini il nemico. Un plauso va fatto ai volontari, sia alpini che arditi, si sono impegnati per risistemare e riportare alla luce il casale, anzi il rudere di quel che resta, nello spirito mai indomito di Lain Devant e Mein Daur. Un fortunale di breve durata, ma rinfrescante e tonificante, non ha rovinato la presentazione della settima edizione del premio culturale Noax Nawax, organizzato dal comune di Corno di Rosazzo, assessorato alla cultura, con il contributo di diversi sponsor locali. L'evento, ubicato nel contesto dell'avvio della locale sagra di uno dei borghi più belli e caratteristici a pochi chilometri dalla plurisecolare abbazia di Rosazzo, cornice del vernissage, il piazzale esterno tra l'antica casa medievale fino a metà del 1800, sede del municipio del già comune di Noax, e la chiesetta di San Giacomo e San Biagio. Numeroso il pubblico presente, tra questi il primo cittadino di Corno di Rosazzo, l'onorevole Daniele Moschioni, l'assessore alla cultura Sonia Paolone, il coordinatore del premio, l'architetto Paolo Coretti, per la regione Friuli Venezia Giulia, il consigliere Franco Jacob. La data di premiazione avverrà il prossimo 1 febbraio 2020 alle 11 in questa stessa location, dove all'interno dell'antico luogo di culto i vincitori riceveranno l'ambito premio in base alla categoria in cui hanno partecipato. Settimana calda per la Polizia Stradale di Udine, che ha controllato 597 veicoli. 409 persone sono state sottoposte ad accertamenti con etilometro e precursore, 346 sono state le infrazioni complessivamente elevate con 890 punti decurtati, 32 patenti ritirate, 4 carte di circolazione poste sotto sequestro. Nel fine settimana obiettivo su Lignano, dove sono state impiegate 3 pattuglie che hanno controllato in totale 72 persone. Di queste 4 rilevate positive all'alcol test, di cui una con un tasso superiore a 1.5. 2 dei conducenti che in stato di ebbrezza sono stati risultati positivi anche alla droga, uno ai cannabinoidi e uno alla coca e agli oppiacei. Proprio quest'ultimo, dopo essersi fermato all'ALT, non avendo con sé i documenti, ha fornito false generalità e durante l'alcol test ha tentato la fuga, ma è stato subito raggiunto dagli agenti. È stato quindi denunciato per falsa dichiarazione e resistenza a pubblico ufficiale. Infine, nella settimana trascorsa, la Polstrada ha rilevato 13 sinistri, 4 dei quali conferiti. 18 sono state le infrazioni per limite di velocità superato, mentre 33 sono state le sanzioni per il mancato uso delle cinture di sicurezza.
Sui lavori di ripristino e di rifacimento di via Mercato Vecchio ogni giorno ne esce una nuova, nel senso che dopo i vizi e i controvizi legati al discorso burocratico, anche il sottosuolo riporta alla luce una Udine di un tempo. E infatti con l'avvio dei lavori sono riaffiorati i vecchi manufatti utilizzati per la rete fognaria cittadina pensate nell'Ottocento. Si tratta di piccoli archi realizzati in mattoni ben visibili nel sottosuolo. Non è un caso se la soprintendenza archeologica delle belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia ha preteso la presenza di un archeologo per seguire le fasi del cantiere. Va sottolineato che non ci saranno comunque stop ai lavori, ma si sta pensando a un modo per riuscire a valorizzare queste opere che rappresentano un pezzo di storia di una Udine che fu. Scivolando sul mare a Trieste, regata mototipo Solaris 36 OD, equipaggio misto, piloti delle frecce tricolori, atleti dello sci alpino e paralimpico non vedenti. Questa mattina la presentazione ufficiale dell'evento che si svolgerà domani in tutta la giornata, a partire dalle ore 9. Come ci spiega il presidente del comitato organizzatore di SportXL, Paolo Tavian. Oggi siamo qui a Trieste, inizia scivolando sul mare, domani la prima regata con gli atleti paralimpici dello sci alpino. Direte, cosa c'entra lo sci alpino con gli atleti della vela? Niente, assolutamente. Abbiamo unito due sport, abbiamo unito l'acqua con la neve e abbiamo portato questi grandissimi atleti a fare vela qui a Trieste, quindi una grande manifestazione. Assieme a questi atleti ci sono le frecce tricolori, certamente, ci sono tutti i piloti delle frecce tricolori a bordo con noi e siamo veramente contenti. Grazie se venite a vedere questo spettacolo. E allora torniamo in studio con Ernesto Pezzetta, l'ho detto in apertura, insomma, è giunto velocemente dal suo orto, ha vangato perché la domanda nasce spontanea, Pezzetta. Bisogna usare la vanga, no? Sì, ogni tanto, adesso a dire il vero, più che di vanga si raccolgono i frutti di quello che si è seminato, per cui i primi pomodori già raccolti, già regalati, perché a me piace coltivare quel pezzettino di terra, ma non è che sono un assiduo. Ma è un coltivatore diretto, insomma. No, mi piace anche regalare. Appassionato. Qualcuno passa vicino, che bello, chiappe capo di pomodoro. Sono queste... pomodori o anche qualcos'altro? No, c'è anche qualcos'altro, ma adesso è la stagione dei pomodori, è avanti. Quindi un suggerimento, certo, a quelli che fanno i politici di professione, ogni tanto scendano dalla pianta, no? Sì, no, ma scendano e cominciano a piegare la schiena e la fatica ripaga sempre. Infatti non a caso le ho fatto questa domanda, proprio perché lei, che è un bravo friulano e come friulano porta avanti l'orto, usa le mani, non solo il trattorino, ma si fa, come si dice, anche i cali, a volte anche con la forca, perché la forca è molto meglio per buttare le dan e via di sent, no? Tra l'altro pare che questa soluzione continuativa sia, ma efficace, sia stata presa in considerazione dai nostri consiglieri regionali, perché sa che era venuto fuori fine settimana la polemica sulla reintroduzione dei vitalizi. Oggi il colpo di scena, la cosa non è passata, nel senso è abortita, e dunque per il momento rimane tutto come prima. Secondo lei, temporale del fine settimana, questione di coscienza morale o cosa? No. A mio giudizio, se uno intraprende una strada deve andare fino in fondo, a costo di prendere gli schiaffoni dall'opposizione va bene e dall'elettorato quello va un po' meno bene, però bisogna essere coerenti, insomma, no? È un principio, secondo me, che non dico arrivare alle esagerazioni che si sono viste nei decenni passati, ma se uno impiega il suo proprio tempo a fare e versa i contributi, non vedo perché questo vitalizio, se si tratta poi dopo tutto di qualche centinaio di euro, uno si impegna per 5 anni, insomma, non è la fine del mondo. Io avrei il coraggio di espormi, a dare in mezzo alla gente, a prendermi gli sberleffi
però vado avanti fino in fondo. Soprattutto per far capire perché lei domani, se, diciamo così, se in questo momento fosse lei a capo della regione, domani mattina decide di cambiare le carte in tavola, giustamente va in piazza a spiegare il perché della reintroduzione di qualcosa che è italianamente nostro. Sì, beh, ma penso che Fedriga sia piuttosto neutrale nella fattispecie. Quello che mi sembra che diciamo ci teneva per una questione di equità era il presidente Zanin. Io dico a Zanin, non temere, vai avanti a Zanin e a coloro i quali supportano la maggioranza. E questa nuova figura del portavoce del presidente del Consiglio, come la vede? Ma io ne ho letta, insomma, no? Diciamo che non trova la mia considerazione. Dicono, i soldi sono sempre quelli, non spendiamo di più, non spendiamo. Starei attento, insomma. No? Diciamo così, tra le righe, io da giornalista lo posso dire, forse quei 90.000 euro reinvestirli in un certo senso su altre cose? Non farei un ragionamento del genere, farei invece, direi, perché è facile, insomma, 90 qui, facciamo come i grillini allora, invece di metterli qua li mettiamo di là che sono più utili, no. È una mossa per me azzardata, poi sono amici miei sia colui il quale sarebbe beneficiato, sia il presidente Zanin. Però in questo caso starei molto più cauto. Molto più cauto. Sì. Senta, una battuta per concludere. Via Mercato Vecchio sta spuntando di tutto, abbiamo detto anche nel servizio, insomma, adesso stanno venendo fuori i cunicoli del 1800, mancano i binari del vecchio tram, insomma è un cantiere che è nato male, direbbe qualcuno. Beh, mi sembra strano però che non si sia pensato, anche in tutti i casi comunque sarebbero successi, anche se avessero proseguito nell'indirizzo che aveva suggerito e intrapreso la giunta di centrosinistra, anche se avessero messo la pietra piacentina, quelle cose sarebbero. È strano che non abbiano fatto come si fa anche in altre circostanze del genere, i carotaggi, e quello che mi dispiace è che non siano andati a leggere la documentazione, dico io, magari qualcuno ci sarà stato, è la documentazione della storia di Via Mercato Vecchio, perché magari uno avrebbe raccolto degli elementi che suggerivano a prendere posizioni diverse e dire attenzione, qua c'è la storia di Udine e noi non possiamo sconvolgerla solo per far passare o non far passare gli autobus. Quindi diciamo che è stato assunto questo incarico, questa è stata assunta questa decisione, non dico a cuor leggero, però mi aspettavo che il centrodestra, dopo che ha fatto le barricate nei confronti della pietra pasentina, portasse dei documenti a supporto anche in riferimento alla nostra storia. Certo. La nostra storia non bisogna dimenticarla. Se la scopriamo solo sollevando il tappeto o sollevando il porfido, non è bene. Mi permetta, insomma. Se un'amministrazione comunale affida dei lavori e poi non si sa come spuntano le gallerie, non fatta al tempo dei romani, dove magari sa i documenti si perdono, ma 200 anni fa non sanno manco che ci sono i cunicoli. Io che ci sono i binari del tram, che non abito a Udine, non lavoro in comune. I binari erano, diciamo, ci sono ancora i binari del tram, lo sa lì sotto. Ci sono ancora i pezzi del binario del tram. Sono ancora i pezzi del binario del tram. Io ho avuto la fortuna di transitare e quindi rivendico il fatto che bisogna rispettare via più la storia. Grazie a Ernesto Pezzetta, grazie a voi gentili amici e amiche per la visione all'ascolto. Break pubblicitario e poi l'informazione continua con il Veneto. Bentrovati anche dalla nostra redazione del Veneto. Apriamo con un'ultima ora. Una lettera di minaccia è stata recapitata all'europarlamentare della Lega Rosanna Conte, al contempo consigliere comunale a Caorle. A renderlo noto è stata la stessa Rosanna Conte poco fa in consiglio comunale a Caorle, località
balneare. Conte parla di minacce di stampo mafioso, una lettera indirizzata presso la sua abitazione, una busta con il timbro postale di Padova contenente all'interno il ritaglio di un articolo di stampa di qualche giorno fa e poi le scritte: c'è chi rinuncia a vivere, messaggio ricevuto, scivola e batte la testa, tutti in fila per lo show. Inoltre una foto con il palmo di una mano in cui c'è una pallottola. Ebbene, Conte, assieme ai consiglieri comunali Carlo Miollo e al consigliere Luca Antelmo, hanno presentato successivamente alla recente visita a Venezia della Commissione parlamentare antimafia, che ha denunciato la presenza di infiltrazioni e radicalizzazioni di esponenti mafiosi in buona parte del litorale veneto, un'apposita interrogazione consiliare. La Conte stessa ha immediatamente denunciato l'accaduto presso la stazione dei carabinieri di Caorle, che a loro volta hanno allertato sia la compagnia di Porto Gruaro che la procura di Venezia per far sì che venissero subito iniziate le indagini relative appunto all'accaduto, oltre che fosse garantita la sicurezza necessaria alla stessa parlamentare europea. Carabinieri in azione, smercio di vetro di Murano, due persone finiscono nei guai. Con una rapida e incisiva attività di indagine scaturita dalla denuncia presentata alcuni giorni prima da una rinomata vetreria di Venezia e Murano, i carabinieri hanno denunciato un 34enne cameriere residente nella città lagunare per ricettazione e un 38enne vetraio, sempre veneziano, per furto. I militari dell'arma hanno sorpreso il 34enne, tra l'altro ex dipendente della vetreria, mentre era intento a vendere a un acquirente alcuni bicchieri artigianali in vetro a un prezzo di 40 euro ciascuno, a fronte di un costo ufficiale di mercato di circa 120 euro che aveva pubblicizzato tramite un noto sito di vendite online. I contestuali accertamenti dei militari dell'arma hanno permesso di acclarare come i bicchieri fossero stati illecitamente asportati dalla vetreria da parte del 38enne dipendente infedele. Le successive perquisizioni eseguite nell'immediatezza presso le abitazioni dei due hanno consentito di recuperare un totale di 77 manufatti tra bicchieri, piatti, vasi e calici in vetro di Murano per un valore complessivo di circa 14.000 euro, tutti ritenuti di provenienza illecita e sottoposti quindi a sequestro. Dopo il maltempo del fine settimana, la situazione meteorologica in Veneto è migliorata, ciò nonostante per la giornata di domani si prevedono altri temporali anche di forte entità, soprattutto nell'area dolomitica. Per questo motivo è stato dichiarato uno stato di attenzione, il bollettino riguarda il bacino idrografico Alto Piave. Attenzione anche alla cimice asiatica, che è tornata non solo in Veneto ma anche in Veneto orientale. Un tavolo nazionale sulla cimice asiatica, insetto che si sta rivelando un vero e proprio flagello per le colture frutticole del nord Italia. È quanto si accinge a chiedere l'assessore regionale all'agricoltura Giuseppe Pan al ministro delle politiche agricole Gianmarco Centinaio. È indispensabile attivare un piano di interventi sia per quel che riguarda la ricerca e sperimentazione, ma anche dal punto di vista degli aiuti alle aziende che hanno visto distrutto anche l'intero raccolto. Questo insetto, la cimice asiatica, originaria dell'estremo oriente, è presente ormai in Veneto dal 2015, colpendo in particolare i frutteti di melo, pero, ciliegio, albicocco, pesco e kiwi. Un problema sentito anche in Veneto orientale, come ha fatto sapere il presidente di Agrifondo Veneto Friuli Venezia Giulia, Valerio Nadal. Da un anno stiamo lavorando per avere il riconoscimento dal Ministero delle Politiche Agricole di fondi agevolati mutualistici per coprire i nostri agricoltori da una serie di malattie delle piante e insetti nocivi. Inoltre stiamo valutando per il 2020 una copertura anche per quanto riguarda la cimice asiatica e quindi per tutelare il reddito dei nostri agricoltori. Sulla questione è intervenuto anche il sindaco di San Michele al Tagliamento, Pasqualino Codognotto, già nei giorni scorsi. Lo ringrazio per il suo interessamento, ha detto Nadal, e per la sensibilità dimostrate verso un problema che sta mettendo in seria difficoltà nel Veneto orientale numerose realtà agricole locali.
Un ventenne di Musile di Piave è stato arrestato dai carabinieri di Portogruaro dopo essere stato colto all'atto di tentare la cessione di stupefacenti ad alcuni turisti a Caorle, quindi immediatamente bloccato e controllato. Il fatto è accaduto ieri pomeriggio nella nota località balneare veneziana. Addosso e a casa, nel corso di un'attività di perquisizione, i militari hanno trovato nel complesso 6 grammi di cocaina, un bilancino di precisione, la somma di 300 euro che gli investigatori ritengono essere il provento della sua attività delittuosa. Tra l'altro, già qualche giorno fa il giovane era stato sottoposto ad un controllo e trovato in possesso di una dose di cocaina e altre 3 di marijuana. Incidente stradale nella notte alle 4:30 lungo la strada provinciale 42 presso la rotonda Capitello. Pattuglie dei carabinieri di Portogruaro, Sandonà e Caorle, ma anche personale dei vigili del fuoco e dell'azienda sanitaria sono intervenuti a seguito di una fuoriuscita autonoma con conseguente rovesciamento di un camion rimorchio che stava trasportando dei tori. Siamo lungo la strada che per capirsi conduce a Caorle da Eraclea. Il mezzo che nell'occasione stava trasportando 21 di questi animali per cause in fase di accertamento è fuoriuscito dall'asse stradale e quindi si è rovesciato su un fianco. A seguito delle ferite riportate in conseguenza dell'incidente, 8 animali sono stati abbattuti, nessun danno invece riportato dall'autista. Andiamo a Concordia Sagittaria, sono stati numerosi ieri gli amici e i parenti che sono stretti ai coniugi Gozzo, che nella cattedrale di Concordia hanno festeggiato il 50° anniversario di vita coniugale. Ospite d'eccezione a presiedere la Santa Messa il Patriarca di Gerusalemme, Sua Eccellenza Fawad Tual, amico, pensate, da tempo della coppia di coniugi concordiesi. Con Sua Eccellenza Fawad Tual, Patriarca di Gerusalemme, oggi ospite di eccezione a Concordia per celebrare il matrimonio dei coniugi Gozzo, ai quali è legato da un rapporto di antica amicizia. Ecco Eccellenza, Patriarca di Gerusalemme. Gerusalemme è la città più contesa del mondo, la città delle 3 religioni monoteistiche. Riusciremo mai a vedere la pace? Questo è un augurio di tutti i tempi, dipende dalla gente, dipende dalla buona volontà dei politici. Gerusalemme deve essere città di pace, di pellegrinaggio, di preghiera. Sfortunatamente per il momento è una città piena di violenza, di occupazione e di odio. Continuiamo a pregare, però ci ricordiamo che il Signore prima di noi ha sofferto, prima di noi è caduto nelle strade di Gerusalemme, prima di noi ha pianto su Gerusalemme per la situazione che ha vissuto, ha detto quante volte ha voluto radunare i figli di Gerusalemme, e fino adesso questo desiderio, questo augurio è sempre vivo. Speriamo sempre, non perdiamo la speranza e contiamo sulla buona volontà sia dei dirigenti sia di amici. Ecco, i cristiani oggi nel mondo sono una minoranza spesso perseguitata. Cristiani buoni, buoni cristiani fedeli sono, erano, saranno sempre una minorità. Cristiani fedeli a Dio, alla famiglia, all'amore, saranno sempre una minorità, anche nei paesi cosiddetti cattolici grandi come l'Europa o l'America. Ecco, i coniugi Gozzo, appunto Renzo e Rosina. Signor Renzo, come mai questa amicizia col Patriarca di Gerusalemme? A quando risale? Risale a 50 anni fa, a 51, quando che io lavoravo in Giordania, avevo 22 anni, il Patriarca probabilmente ne aveva 4-5 più di me, era il cappellano della parrocchia della moglie, e lì abbiamo avuto l'occasione di conoscerci e portarci al matrimonio, che è stato un matrimonio molto difficile per situazioni, cioè di differenza tra le abitudini, le usanze da un paese all'altro, non è stato facile sposarmi. Ecco, signora Rosina, suo marito ha parlato di un matrimonio difficile, però felice. Certo,
Quindi se sono stati 50 anni, beh, fra 50 anni ripeterete la cerimonia allora. Quando mi ha chiesto se volevo delle domande, io ho detto come sempre e per sempre, ho risposto invece da dire lo voglio. E così spero di avere questo dono, da poter continuare questo mio pensiero, da andare avanti, seguire lui nella nostra vecchiaia, e spero anch'io se ho bisogno ecco, adesso abbiamo bisogno di questo. E i miei nipoti, questo mi auguro di avere la salute adesso per seguire i miei nipoti che mi hanno dato tante gioia. Grazie per averci seguito, con questo è davvero tutto, vi lascio come sempre alle nostre previsioni del tempo, a voi tutti un buon proseguimento con la nostra programmazione, la serata è ricca come sempre su Telepordenone, arrivederci. Martedì, inizialmente cielo sereno ma poco nuvoloso, con sviluppo di nuvolosità cumuliforme sulle zone montane e pedemontane dalle ore centrali. Precipitazioni, assenti al mattino. Nel pomeriggio probabile qualche rovescio o temporale sulle zone montane. Probabilità medio-bassa 25-50%, pedemontane e pianura settentrionale, probabilità bassa 5-25%. Temperature, minime stabili o in lieve aumento, massime in lieve aumento. Venti, in pianura deboli variabili a regime di brezza sulla costa, in quota deboli dai quadranti occidentali. Mare, calmo o poco mosso.